Sì, queste sono state forse le innovazioni principali, quella in particolare la laurea triennale fatta in interfacoltà con lettere e anche giurisprudenza, ricordo. Credo che costituisca un'innovazione di tutto significato perché combina le tradizionali discipline conviventi nella facoltà di economia da un lato con quelle, e ovviamente giurisprudenza cura in particolare un filone che comunque è presente in economia, con quelle di lettere che sono culturali, storiche, antropologiche. Abbiamo avuto a livello di facoltà già un incontro con le parti sociali, anche se un po' affrettato, quindi sicuramente bisognerà fare meglio in futuro. In particolare ci siamo confrontati con il rappresentante del mondo del turismo, il dottor Mundula, e con lui abbiamo avuto interessantissime discussioni relative proprio agli sbocchi di queste lauree. Allora io riprendo quello che molto brevemente diceva il professor Ginesu. Credo che questa riunione, necessariamente generalista, possa costituire un momento importante, se poi sarà sviluppato, direi anche in incontri un po' informali, perché forse la telefonata, forse l'incontro, ottima l'idea dei referenti. Probabilmente bisogna anche un po' trovarsi un attimino fuori dai paludamenti delle riunioni formali, anche un po' chiacchierare in modo anche un po' disteso. Per esempio il tema dei laureati triennali, quanto spingere verso il mondo del lavoro e quanto invece così assecondare una tendenza evidentissima nel sistema nazionale per una prosecuzione per età di studenti che poi non si riscontrano a livello europeo, perché a livello europeo si tende ad andare a lavorare a 22 anni e noi spesso parliamo di master di secondo livello ancora dopo la magistrale. È un punto sul quale credo che l'università debba riflettere col mondo del lavoro, anche perché si creano degli equivoci dove è difficile trovare l'inizio e la fine. Parlavo con un datore di lavoro, dice: io sono interessato ai laureati triennali, ne ho presi due e non lo farò più perché avevano la testa alla prosecuzione degli studi. Si sentivano in una situazione di deminuzio, erano in situazione di disagio, dopo 2 mesi se ne sono andati. Non ne prenderò più, anche se il target dei laureati triennali è quello che probabilmente serve a me. E allora qui occorre fare una riflessione. Se per esempio dobbiamo definire un qualcosa che assomiglia a un numero chiuso nelle magistrali. E questo però non si fa, credo, unilateralmente, perché unilateralmente diventa una posizione criticabile, diventa un voler fare un'elite fine a se stessa. Il problema è di decidere se per esempio alle lauree magistrali vanno soltanto un numero limitato, ovvero soltanto quelli che hanno certe caratteristiche di eccellenza. Evidentemente i risultati possono essere gli stessi, ma le vie evidentemente sono diverse, se dire un numero limitato, i requisiti minimi d'accesso. Questa scelta è diversa se la si prende al termine di un processo sociale di condivisione, piuttosto se non unilateralmente, che ne so, il Consiglio di Facoltà di Economia decide: bene, dall'anno prossimo non più di 50 o non coloro che hanno meno della media del 27. Unilateralmente non va certamente nel nostro sistema sociale. Se invece si è fatto un percorso tutti insieme, si decide che questa è la posizione, evidentemente la cosa avrebbe tutto un altro significato. Grazie. Effettivamente, sentendo molti interventi, mi sono ritrovato in quanto molti di voi hanno detto, soprattutto nelle speranze che sono state messe in campo. Ora, effettivamente, sta succedendo un qualcosa di strano, soprattutto per quanto riguarda la ricerca e poi le sue ripercussioni sul territorio. Cioè, noi stiamo passando da una fase in cui i finanziamenti per la ricerca arrivavano prevalentemente da fondi nazionali e internazionali, a una fase in cui dovranno essere più importanti i finanziamenti che provengono dal territorio, perché solo attraverso quella via si potranno avere le ricadute territoriali. Benissimo, abbiamo delle eccellenze, ma magari sono funzionali al sistema americano e non al nostro. Magari stiamo facendo ricerca per migliorare un farmaco negli Stati Uniti. Ma questo non avrà ricaduta sui nostri lavori. E allora c'è questa fase. E allora qui,
o l'apparato politico risponde o non risponde, e se non risponde diventeremo un liceo. Il mio rettore condivide con me uno sforzo gigantesco che stiamo facendo e che probabilmente non so se andrà a buon fine, che è quello di creare dei centri di competenza per il trasferimento tecnologico in settori importanti: l'ambiente, l'agroalimentare, i settori tradizionali, i lapidei, i settori che non riempiono la bocca ma che sono importanti per l'isola. E allora qui abbiamo difficoltà enormi perché non riusciamo a cofinanziare certi progetti anche nazionali, non riusciamo a convincere il piccolo imprenditore a cofinanziare, ma è logico che non può cofinanziare con i problemi di bilancio quotidiani che ha. Allora qui o si fa un discorso organico, un quadro che superi, no, certe visioni anche molto particolaristiche e certi interessi specifici, o se no non usciamo dal guado, o se no non usciamo da questa situazione di buio. E questo vale non soltanto per noi ma per tutto il paese. Quando io incontro un imprenditore mi dice: guarda, lo sai che per avere il tondino di ferro per armare i miei edifici mi devo far raccomandare, ma lo sai che i mattoni stanno arrivando dall'Austria? Allora mi dico: ma dove viviamo? Dove è andata a finire la nostra tradizione? Ecco, allora è in questo senso che io voglio cogliere le istanze positive di questa riunione per avviare una collaborazione più intensa e costruttiva. Grazie. Lui è da tempo che stiamo sollecitando questo come organizzazioni sindacali, perché pensiamo che la Sardegna, è l'ultimo intervento del professore che io seguo in tutte, quando posso chiaramente, tutti gli interventi e le manifestazioni alla quale è invitato, ci portano a sostenere che la Sardegna ha 1,5 milioni di abitanti, 1,6 milioni, ma ha un deficit di sviluppo industriale enorme rispetto al nord Italia e chiaramente rispetto all'Europa. I settori tradizionali per noi sono fondamentali e non possono essere trascurati. Dobbiamo sollecitare le organizzazioni sindacali e il mondo dell'impresa e il mondo dell'università, perché siamo tre soggetti interessati tutti quanti a raggiungere questi obiettivi di sviluppo economico e sociale, per fare in modo che le imprese trovino sostegno non nei cosiddetti fondi perduti, ma le imprese devono essere incentivate se c'è una collaborazione profonda con l'università, perché l'innovazione dei prodotti e la ricerca sono, mi dispiace che sia andato via professor Paci, sono quei settori e quelle parole che ci permettono di allargare il nostro spazio di intervento nei mercati, perché parlare di fare produzioni che debbano soddisfare l'esigenza di 1,6 milioni persone penso che non esista, professore, ce lo siamo detti in tutte le lingue, in tutte le salse. La ricchezza della Sardegna può avvenire soltanto se noi riusciamo ad esportare prodotti nei mercati nazionali e soprattutto nei mercati internazionali. Tutto il resto è paludamme, come diceva il professore prima, è filosofia che io apprezzo, perché ho una laurea mi sono laureato in una facoltà umanistica, però voglio dire, da un punto di vista dello sviluppo noi dobbiamo sostenere queste cose, ricordandoci anche un'altra cosa molto importante che al sistema politico dobbiamo sollecitare, che la provincia di Cagliari come percentuale di diplomati e di laureati è in linea in percentuale con i paesi, con le regioni dell'Italia centro-nord. Però abbiamo tassi di disoccupazione, e il mio collega lo diceva in modo molto esplicito, che sono spaventosi. Perché? Per i motivi che dicevo prima. Visto che c'è una controtendenza positiva nel fatto che gli studenti sempre di più vogliono laurearsi in materie scientifiche, perché questo è il futuro, noi dobbiamo cercare però di sostenere uno sviluppo industriale che ancora oggi è carente.